sul tracciato di Vallelunga, condizioni umide, sta piovendo con la RCZ Peugeot nel giro di qualifica. Siamo già al curvone del file nella parte della traiettoria, difficile riuscire a sentire il livello di grip in quinta marcia. Ho dovuto cercare appunto di capire quanto potevo aprire, non utilizzo la sesta perché non c'è modo di sfruttarla, però subito in scalata quarta e terza, vengo passato anche da una vettura in entrata dei Cimini. Non mi dà fastidio proprio la traiettoria, sfrutto l'uscita incollandomi al suo posteriore per riuscire a vedere anche un po' di scia in uscita dai Cimini. Mi preparo per la frenata della curva Campagnano, molto difficile questa perché ai 100 metri non si riesce a vedere bene l'entrata in curva, ho anche qualche difficoltà con il tergicristallo perché qua continua a cadere qualche goccia di pioggia. Entro in seconda, poi subito terza nell'uscita perché appunto le gomme davanti non avevano abbastanza grip, poi quarta e poi mi preparo per la frenata del tornante Sorati. Qui ho una indecisione, la parte centrale lo vedrete nel posteriore, vado quasi in sovrasterzo, quando sono alla corda qui devo dare una brusca sterzata verso destra per gestire il posteriore che mi scappa, poi la trincea senza particolari problemi e la frenata della curva semaforo. Qui bisogna rimanere molto vicini al cordolo per avere una giusta traiettoria, sfruttare tutta la parte interna per poi anche avere l'accelerazione che ci porta al tornante, tornante che si fa in seconda, abbastanza centrale qui nella traiettoria perché ancora qui abbiamo parecchio umido con gocce di pioggia che davano fastidio, e poi la preparazione per la chicane dove bisogna rimanere molto a sinistra, sacrifico molto l'entrata per preparare il cambio di direzione e poter sfruttare così l'uscita in terza marcia, subito quarta prima di arrivare al semaforo dove ancora una volta freno portando molta velocità all'interno, rimanendo vicino al cordolo, sempre in condizioni critiche perché con l'umido non si riusciva a capire qual era il livello di grip, ma fortunatamente questo è un giro buono che mi ha portato la pole per il campionato RCZ Peugeot.